A me piace sicuramente l'idea anche di poter indossare un qualcosa che ha una storia. Per me è per la qualità di un bell'abito vintage oggi non si trova più e quindi io preferisco la roba più vecchia ma più di qualità. A noi siamo appassionati di queste cose di una volta, anche quelle che sono già vissute, insomma, che l'abbigliamento a me piace. I motivi sono molti, il più ricorrente è la storia che questi oggetti portano con sé, ma certo c'è anche la voglia e la certezza di fare un buon affare. È un buon modo per non buttare e rimettere qualcosa in circolo. Si vede che la gente deve comprare anche qui, insomma, deve comprare risparmiando. Il mercatino delle Pulci di Arezzo ormai di diminutivo non ha proprio nulla. Ha ampiamente varcato i confini regionali ed è diventato anche motivo di turismo ad Arezzo. Abbiamo soggiornato ad Arezzo, un giorno siamo di sabato sera. Giuro, tutti gli anni lo facciamo, anche due volte l'anno. Noi veniamo a farci veramente il guardaroba nuovo. Alla fine i visitatori saranno più di 30.000, alcuni anche dalla Sicilia. Ad attenderli un esercito di espositori, dalle famiglie che svuotano le soffitte al vintage fino alle associazioni di volontariato che utilizzano questa ghiotta occasione per fare del bene. Sì, diciamo un esercito molto gioioso, ecco. Siamo contenti perché è un esercito che inizia anche sempre di più in realtà a collaborare, quindi questa per me è davvero l'edizione dei ponti, un po' delle creazioni condivise. Ci piace sempre di più il fatto che qui le persone inizino a vendere anche delle passioni, dei racconti, delle creazioni. È sempre più probabile che la richiesta sia: ma io posso fare qualcosa al mio banco anche di diverso? E la risposta chiaramente è sì. In questo caso si vende al mercatino delle Pulci perché? Perché se forse ci avessi avuto delle dipendenze, come dice la mia mamma, avrei speso molto meno, perché come vedete, insomma, no, battute a parte, si vende perché nel mio caso ho comprato troppe cose e tra l'altro, insomma, sono nuove. Quindi si trovano anche delle occasioni, oltre che meravigliose, bellissime, perché le ho comprate io, quindi quando le ho comprate mi piacevano. E ecco, io se c'è un problema non è che lo risolvo, compro un paio di scarpe così almeno faccio prima. Qual è il motivo per cui si vende, si partecipa a questi mercatini? Perché è piacevole stare in mezzo alla gente, è piacevole sbolognare un po' delle tante cose che abbiamo in casa e poi perché è bello stare insieme con gli altri.